Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della seconda parte dell'interrogatorio a collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anselmo, durante l'udienza del processo Riina e altri dell'8 marzo del 1999 a Caltanissetta. In questa parte il collaboratore parla della strage ai danni del giudice Rocco Chinnici. Mi raccomando, se vi piace il mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella, in questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio dell'udienza. Possiamo riprendere allora. Signor Anselmo, io adesso le farò una serie di domande che riguardano proprio l'episodio della strage in danno del dottore Chinnici. Intanto la prima domanda è questa: quando e ad opera di chi lei per la prima volta sente parlare del progetto di uccidere il dottor Chinnici? Io la prima volta ne sento parlare da Gangi Raffaele, un 15-20 giorni prima, mentre eravamo in macelleria qua in via Lancia di Brolo, che a quell'epoca la gestiva Calogero Ganci e Stefano Ganci, perché Mimmo Ganci stava nell'altra macelleria di via Loiacono. Lui ci mette a conoscenza di questo progetto e ci dice che il nostro compito è solo quello di prendere il posteggio e di rubare una macchina di piccola cilindrata, una 500 o una 126. E quindi diciamo io qua vengo a conoscenza di questa situazione. Volevo innanzitutto capire se questa macelleria di via Lancia di Brolo veniva utilizzata normalmente per questo tipo di incontri e per questo tipo di discorsi, sì, tra voi componenti della famiglia. Sì, sì, a voglia, sì, era appunto d'incontro, a voglia. Mi dica una cosa, lei riesce a ricordare con precisione i presenti a quella conversazione? Io, Ganci Raffaele, sicuro. Calogero e Stefano. Mimmo non lo ricorda, Mimmo. La presenza di Calogero Ganci e di Stefano Ganci la ricorda con certezza? Sì, diciamo che sì, anche perché poi questa situazione l'abbiamo sporta insieme. In questa circostanza vi viene già specificato, lei viene già specificato a che cosa doveva servire quell'attività di procurare il posteggio e chi doveva essere vittima dell'attentato? Sì, a me, le ripeto, io in questa circostanza venne messa a conoscenza del progetto di uccidere il dottore Chinnici, le ripeto che il nostro compito era quello di prendere il posteggio e di posteggiare la macchina. Invece poi, anche all'epilogo, io sono stato presente poi. Lei poc'anzi aveva parlato anche di un riferimento in Raffaele Ganci al furto di una macchina di piccola cilindrata, poi ha aggiunto 126 o 500. Sì. Raffaele Ganci in quella circostanza vi disse quando dovevate rubare la macchina? No, lui in primo momento ci disse che non si completava questo, ma la cosa principale che dovevamo fare era quella di riuscire a prendere il posteggio, la prima cosa che si doveva fare. E per quanto riguarda il furto? Di cominciare, diciamo, a vedere di poter trovare una macchina, cioè di tenerla sott'occhio una macchina per vedere nel momento in cui si sarebbe dovuta prendere, così si poteva prendere. Già noi avevamo sott'occhio la macchina, questo era il discorso. Ma la cosa principale in quel momento era quella di riuscire a prendere il posteggio sotto l'abitazione del dottore Chinnici. Ho capito. Senta, in questo senso chi si attiva e come cercate di adempiere a questo incarico di Raffaele Ganci? No, per questo incarico diciamo che me ne occupo io e Ganci Raffaele personalmente.
Infatti i primi giorni non ci fu possibile prendere il posteggio perché c'erano sempre delle macchine posteggiate e quindi noi non potevamo stare tutto il giorno là così a girare a zonzo, diciamo, con il rischio di essere notate. E quindi per i primi giorni non fu possibile prendere questo posteggio, ma sempre con io e Ganci Raffaele, non ci ha partecipato nessun altro in questa fase. Se non che un giorno, diciamo, che noi eravamo andati sempre là per prendere questo posteggio. Mi scusi, la interrompo un attimo, prego, intanto prego. Per capire come arrivate presso l'abitazione del dottor Chinnici, cioè chi sapeva dove abitava il dottor Chinnici e quindi dove doveva essere compiuto l'attentato? Ganci Raffaele, io con Ganci Raffaele ci vado là la prima volta. Scusate, avvocato Staccardi, la nomino difensore d'ufficio per Buscemi perché l'avvocato Nanni si è allontanato. Quindi, anche per procedere con ordine, lei aveva appunto detto che sul posto l'aveva portata Raffaele Ganci, che sapeva dove abitava il dottor Chinnici, giusto? Sì. Per quanto tempo, per quanti giorni, anche approssimativamente, voi non siete riusciti a trovare la possibilità di conservare il posteggio? No, non mi ricordo quanto giorni precisi, comunque un paio di giorni sicuramente, diciamo, perché se ci andava, niente, ce ne andavamo, se ci ritornava, poi niente, stavamo un pochettino, però poi ce ne dovevamo andare perché, le ripeto, non potevamo stare là, così. E quindi non ci è stato possibile prendere questo posteggio. Se non che, le ripeto, poi un giorno notiamo che davanti all'ingresso del dottore Chinnici c'è posteggiato un camioncino semiscoperto con un numero di telefono che, se non ricordo male, era quasi sulla una traversa di via Proprietore Federico che faceva trasporti. A questo punto alziamo l'ingegno e diciamo telefoniamoci a questo autotrasportatore, ci diciamo una scusa qualsiasi in modo che esce col furgone e noi riusciamo a prendere il posto. E così si fa, io me ne vado a telefonarci, non mi ricordo se mi rispose una donna, ci telefonai e ci disse: guardi signore, io sono qua da Grande Migliore, da Migliore qua dove c'è il cinema Jolle, mi sembra che si dovrebbe chiamare via Vincenzo De Maria questa via, una cosa del genere, comunque la stazione Nodo Bartola per essere più precisi. Ci telefono, ci dico: mi trovo qua, ho comprato una nuova biancheria, se gentilmente potrebbe venire a caricarla e portarla a casa. Dice: va bene. E quindi diciamo che il furgone si sposta e Ganci Raffaele ci piazza la macchina. E così siamo riusciti a prendere, diciamo, il posteggio proprio davanti all'androne di dove scendeva il consigliere istruttore Chinnici. Senta, non ho capito una sua affermazione. Lei ha detto c'era un numero di telefono. Sì. E ha detto che corrispondeva, se non ricorda male, ha detto... Sì, ad una cosa... non c'era pure la via scritta. Ho capito. Ed era in quei paraggi, vicino alla via Pepetone Federico, forse una traversa di via Pepetone Federico. Lei da dove ha fatto questa telefonata? Ma non mi ricordo da dove l'ho fatta, comunque non della vicino, mi sono spostato... Ricorda... Comunque io ci ho detto che mi trovavo, mi ricordo precisamente che ci ho detto che mi trovavo da Migliore perché avevo acquistato questa lavabiancheria e se me la veniva a caricare, questo me lo ricordo preciso perché fu la scusa che si ci prese per fare spostare il furgone da questo posto dove che era proprio preciso, messo davanti il landrone del consigliere Chinnici. Lei, signor Anselmo, visivamente ricorda il momento in cui il furgoncino si spostò, cioè lei l'ha visto oppure... Lei si era allontanato per telefonare e no, quindi... non mi ricordo io, no, non lo ricordo questo, non l'ho visto spostare. Io mi ricordo che poi sono ritornato là e già c'era una macchina posteggiata, che Ganci Raffaele ce l'aveva posteggiata. Il momento in cui esce il furgone da quel posteggio, parlando sinceramente, non ce l'ho presente io, cioè non lo ricordo in questo anno. Quando Raffaele Ganci aveva dato l'incarico di procurare il posteggio, aveva indicato precisamente che
tipo di spazio gli serviva? Sì, 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 noi dovevamo prendere un posteggio che ci usava una macchina a quattro sportelle. E per quale motivo, visto che già era previsto che dovevate utilizzare una 126 o una 500 che invece hanno due soli sportelli, sono più piccole? Certo, il motivo era che noi prendendo il posteggio con la macchina a quattro sportelle eravamo sicuri così che la macchina, posteggiando poi la macchina o la 500 o la 126, ma in questo caso poi fu la 126 perché noi rubammo poi una 126, eravamo sicuri che il cofano davanti andasse a finire proprio dove doveva passare il consigliere istruttore Chinnici. Cioè, la buttavamo più indietro possibile in modo che il cofano rimaneva là. Avevamo lo spazio, cioè in poche parole, per poterla posteggiare per come doveva andare posteggiata. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, ho capito. Ecco, da questo momento in poi, da quando Raffaele Ganci posteggia questa macchina, innanzitutto lei ricorda anche quale fu questa prima macchina posteggiata, lo riesce a ricordare? No, non lo ricordo, comunque erano tutte macchine, cioè, questa e sia quelle che ci abbiamo posteggiato dopo, erano tutte macchine pulite, cioè non erano macchine rubate, erano tutte macchine nostre, e se, non era, e se la macchina già per dire aveva fatto il giro, ce lo facevamo pure prestare per dire la macchina quattro sportelli per andarcela a cambiare, però in ogni caso sempre macchine pulite erano. E per quanto tempo ciascuna macchina la lasciavate posteggiata sul posto? Ogni quanto tempo facevate il cambio della macchina? Ogni giorno la spostavamo la macchina e la cambiavamo, perché qua c'era il portiere, poi veniva la scorta a prendere il consigliere istruttore Chinnici, quindi non è che potevamo lasciare la macchina là diversi giorni col rischio che qualcuno si potesse insospettire, quindi ogni giorno noi avevamo cura di cambiare la macchina e mettercela un'altra al posto suo. Ecco, signor Anselmo, quando dice noi, potrebbe farci i nomi e cognomi di chi si occupò di questa attività di continua sostituzione della macchina? Sì, noi di questa situazione ce ne siamo occupati solo ed esclusivamente noi della noce, quindi io, Calogero, Stefano e qualche altro, però non sono sicuro e quindi non essendo sicuro non voglio tirare in ballo persone, però eravamo solo ed esclusivamente, anche se sono più propenso per il sì, però non ce l'ho quella certezza al 100% che anche altri hanno partecipato, ma comunque solo noi della noce, non ci ha messo mano nessuno. Ecco, io le chiedo di indicare nominativamente i soggetti per i quali lei è sicuro al 100% che abbiano partecipato a questa attività di sostituzione delle macchine. Io, Calogero, Stefano e Ganci Raffaele, sicuro. Per completezza, anche perché noi già risulta dai verbali delle indagini, è giusto che risulti anche alla Corte, quali sono gli altri soggetti per i quali il suo ricordo non è altrettanto sicuro, che avrebbero partecipato assieme a voi a questa attività di sostituzione? Pippo Spina e Franco Spina. Però non sono sicuro di questo, ce l'ho detto e quindi non... Per quanto tempo, per quanti giorni approssimativamente andò avanti questa storia della sostituzione della macchina con altra macchina pulita? Durò, ora non sono, 6, 7, 8 giorni, una cosa del genere, durò comunque, durò fino a quando diciamo poi a noi Ganci Raffaele non ci disse, perché poi tra l'altro si ci comunicò a Ganci Raffaele che noi avevamo deputato la macchina, fino a quando Ganci Raffaele non ci disse di poter prendere la macchina. Di poter prendere la macchina, sta intendendo la macchina piccola, no? Sì, di rubare la, di rubare la macchina. Agli stessi orari vi recavate sempre a cambiare la macchina? Con quali modalità? No, non è che c'era un orario stabilito, comunque diciamo che in giornata dovevamo cambiarla la macchina, cioè dovevamo cambiare, ora... In quanti vi recavate ogni volta? In due sicuro, perché... Ci lasciavamo la macchina e si prendeva quello, in due sicuro. C'era un motivo per cui vi recavate almeno in due? Certo, perché io per dire, metto cosa che portavo la macchina io e Calogero era accanto a me. Io mi posteggiavo là, facevo scendere a lui, lui spostava la macchina posteggiata e subito mi ci posteggiavo io. Scendevo dalla macchina e me ne andavo con lui.
Senta, lei ha fatto quindi il nome di Calogero Ganci, Stefano Ganci e Raffaele Ganci. Ha detto anche che Mimmo Ganci, è sicuro di ricordare, non c'era al momento in cui per la prima volta Raffaele Ganci in via Lancia di Brolo vi parlò di questa cosa e non era presente a questa attività di sostituzione della macchina. Sì, io non lo ricordo a Mimmo, anche se questo non esclude che lui non era a conoscenza, era sicuramente, cioè lui lo sapeva il discorso, però io non me lo ricordo in nessuna fase a Mimmo Ganci, diciamo, che intervenne in questa operazione. Io non lo ricordo a Mimmo Ganci in questa situazione. Ma lei sa se Mimmo Ganci comunque fosse stato informato del progetto di attentato al dottore Chinnici e che voi stavate lavorando all'esecuzione di quell'attentato? L'ho detto che lui lo sapesse sicuro, però io non mi ricordo che lui ha partecipato in nessuna fase, perché anche perché noi parlavamo, fra di noi non ce n'erano segreti. Questa sicurezza è una sua deduzione o lei qualche volta ha parlato con Mimmo Ganci di questo attentato prima della realizzazione o ha sentito che altri ne parlavano? No, è una mia sicurezza perché io sono sicuro che ne ho parlato con Mimmo Ganci, perché con Mimmo Ganci non c'erano questi problemi, quindi in quel periodo diciamo che noi parlavamo fra di noi di tutto e di tutti. Però le ripeto, io non me lo ricordo fisicamente a Mimmo Ganci che intervenne in una di queste operazioni, non lo ricordo completamente. È mai capitato in qualcuna di queste occasioni di notare da parte vostra l'arrivo della scorta, l'arrivo di macchine che venissero a prelevare il dottore Chinnici? Quando io facevo questa operazione? Sì. No. Lei poc'anzi aveva accennato al momento in cui Raffaele Ganci dall'ordine di prelevare l'autovettura. Intanto io le volevo chiedere, fino a quel momento avevate già adocchiato, avevate già individuato qualche autovettura che potevate rubare al momento opportuno? Sì, l'avevano dato a Stefano, erano 126 di una scuola guida. Quando Raffaele Ganci dà l'ordine di rubare la macchina, a chi lo dà e chi provvede al furto di questa 126 o della macchina? L'ordine Ganci Raffaele, se non ricordo male, lo diede 2 o 3 giorni prima. Fra i 2 e 4 giorni prima dell'attentato Ganci Raffaele lo diede l'ordine, ne parlò con me e io ci sono andato con Stefano a rubare la macchina, la rubò lui la macchina. Lei poc'anzi ha detto che Stefano Ganci aveva già adocchiato la 126 dell'autoscuola. Sì. Quando l'aveva adocchiata e con chi ne aveva parlato di questa possibilità eventualmente di rubare proprio questa macchina? Ma con noi ne aveva parlato, perché le ripeto, noi sapevamo, come ci ho detto poco fa, che i nostri compiti erano quelli di prendere il posseggio e di rubare la macchina. E quindi diciamo lui, ognuno di noi poi si era messo per vedere se poteva trovare una macchina, lui aveva trovato questa, ne parlò con noi, va bene, posto. Cioè, questo è il discorso. Quando Raffaele Ganci diede l'ordine di rubare la macchina, di provvedere al furto della macchina, chi era presente? Ma io sicuro, ora non è che posso escludere a Calogero, a Stefano non lo posso escludere, ma io sicuro, però mi ricordo che la macchina l'andai a prendere io e Stefano. E dopo quanto tempo rispetto all'ordine ricevuto da Calogero Ganci? Non da Calogero. Da Raffaele Ganci. Ma quando Ganci Raffaele ci disse a noi, le ripeto, ora io non sono sicuro, ma comunque il tempo è fra i 2 e i 4 giorni prima dell'attentato noi abbiamo rubato la macchina. Cioè questo lo ricordo. Non sono sicuro al 100%, diciamo, se fu il 2 giorni prima, 3 giorni prima, ma il tempo è questo, fra i 2 e 4 giorni, perché l'abbiamo rubata quasi all'ultimo la macchina, va? Questo volevo precisare. Ho capito. Sì, la mia domanda era diversa, cioè quanto tempo è passato
tra il momento in cui Raffaele Ganci vi dà l'ordine di rubare la macchina e il momento in cui lei e Stefano andate materialmente a rubare questa macchina? Ma noi quando Ganci Raffaele ci dà l'incarico, noi ci mettiamo subito, diciamo, alla ricerca di poter prendere questa macchina. E quando, diciamo, ora le ripeto, non posso essere preciso se fu 2 giorni prima o 3 giorni prima, quindi no, o 4 giorni prima, noi ci mettiamo in condizione e le rubiamo questa macchina, la troviamo posteggiata là con le chiavi inserite nel cruscotto e ce la portiamo. Però le ripeto, non posso essere più preciso, non mi ricordo, diciamo, se furono 2, 3 giorni, 4 giorni prima di rubare dell'attentato. Ma quando Stefano Ganci le aveva detto che era possibile rubare questa macchina, le aveva detto perché proprio quella macchina, perché se veniva facile rubarla, sì, per quale motivo aveva individuato proprio questa 126 dell'autoscuola? Perché l'aveva individuata intanto che era sempre con le chiavi inserite nel cruscotto e questa era la cosa che a noi interessava. Adesso ci dovrebbe riferire con la maggiore esattezza possibile tutti i particolari del furto. Soprattutto spiegare innanzitutto dove si trovava questa autoscuola, dove e a che ora avete rubato questa macchina. Io, anche se la zona è zona noce, la via non me la ricordo, però ce lo posso spiegare precisamente dove si trova. Questa autoscuola si trova, diciamo, una traversa di via Leonardo da Vinci e precisamente comunque per accorciare dove c'è la pasticceria Oscar. Sì, quindi una traversa di via Leonardo da Vinci. E, cerchi di spiegare anche per chi non è di Palermo. Va bene, allora facciamo così, vediamo se ci riesco a spiegarlo. Venendo dalla via Regione Siciliana, sì, per andare verso Punta Reis, diciamo, giusto? Sì. Noi arriviamo a Modellagep. A Modellagep c'è la traversa che si gira per scendere, diciamo, in via Regione Siciliana, in via Leonardo da Vinci. Subito c'è, diciamo, che poi è a senso unico questa via Leonardo da Vinci, c'è solo la preferenziale per l'autobus e quelli che salgono. E c'è una traversa che si gira, che poi questa traversa porta, diciamo, alla chiesa di Sant'Ennesso in via Lancia di Brolo, e c'è questa traversa che si gira. Girando subito da questa traversa c'è questa scuola guida, diciamo, che è dallo stesso lato dove c'è ubicato Oscar della pasticceria. Ho capito. La via non me la ricordo comunque come si chiama la via. Senta, scendendo da via della Regione Siciliana per via Leonardo da Vinci, lei ha detto si gira in questa traversa, si gira a destra o a sinistra, scendendo? Scendendo si gira a destra, e lei girando a destra la scuola guida la trova a sinistra. Ho capito. Lei ha detto proprio accanto alla pasticceria Oscar, provenendo da quella direzione che lei ha appena spiegato, viene prima l'autoscuola o la pasticceria? No, l'autoscuola prima viene. Senta, lei ricorda se la macchina fu rubata di mattina o di pomeriggio, eventualmente con più precisione possibile, l'orario in cui avete provveduto a rubare la macchina? Tra le 11 e le 12. Del mattino, quindi? Sì, sì. Era posteggiata in doppia fila con le chiavi appese. Lei sa se quella mattina quella macchina fosse stata utilizzata? Sì, sì, per fare scuola guida, sì. Precisamente fu utilizzata pure verso la via, aspetti che questa via me la dovrei ricordare come si chiama, comunque è sempre una traversa di via Leonardo da Vinci, via Galilei. E questo come le risulta, signor Anselmo? Mi risulta, perché lo so, perché quel giorno noi eravamo messi, diciamo, proprio perché ce la dovevamo portare la macchina, quindi l'abbiamo... Ora che lei mi ci fa pensare, l'abbiamo pure seguita questa macchina e mi ricordo che faceva scuola guida in questa strada. Di quale momento avete approfittato per rubare materialmente la macchina? Quando questi, diciamo, sono rientrati nell'autoscuola e hanno lasciato la macchina, diciamo, come le ripeto, in doppia fila, con le chiavi inserite. Stefano è sceso dalla macchina, quella pulita, si è messa alla guida, io mi sono messo davanti, poi l'ho passato e siamo andati dove c'è Cinema Jolly, in questa via De Maria, c'è pure una traversa che non spuntava all'epoca, non lo so se spunta, comunque
credo che non spunta perché c'era la ferrovia, e abbiamo lasciato la macchina qua. Siamo andati da Pino De Napoli, che aveva l'officina di Alerciauto in una traversa di via Terrasanta, l'ho fatto venire e ci ho fatto levare, diciamo, le tabelle della scuola guida. L'abbiamo chiusa e ce ne siamo riandati in macelleria. Ce l'ho detto a Ganci Raffaele, mi sono incontrato con Ganci Raffaele, che avevamo preso la macchina. Siamo andati a riprenderla questa macchina e ce la siamo andati a lasciare a Enzo Calatolo, dicendoci: questo è per il dottore Nino Madonia. Ora ci arriviamo, andiamo un attimo con ordine. Innanzitutto, lei si ricorda di che colore era questa macchina? No, non me lo ricordo. No, in questo momento non lo ricordo, in questo momento. Io, per sollecitare il suo ricordo, siccome lei nella fase delle indagini preliminari, al primo interrogatorio che ha reso, il 23 luglio del 1996, pagina 8 della trascrizione, aveva detto questo, domanda del pubblico ministero: questa macchina di che colore era, se lo ricorda Francesco Paolo Anselmo? Io, se non ricordo male, doveva essere verde, mi sembra verde. Sì. Adesso ha ricordo di sì, colore? Sì. Mi dico una cosa. Quindi Stefano Ganci la seguiva, lei ha detto, e siete andati, mi pare che ha detto, in via Generale Di Maria. Una traversa, la via Generale Di Maria, che non spuntava questa strada perché poi c'è la ferrovia qua. C'era un muro, diciamo, che delimitava la ferrovia. Quindi in una traversa della via Generale Di Maria. Sì, ed era questa traversa delimitata dal muro della ferrovia e da una caserma, se non ricordo male. Perché qua c'è una caserma di soldati. Ma perché siete andati proprio lì? C'è stato un motivo specifico per cui vi siete diretti verso questa strada chiusa? Sì, perché ce l'ho detto, perché non è che potevamo andare nell'autofficina di Benuzzo De Napoli con la macchina rubata, quindi l'abbiamo messa qua, diciamo, che era chiusa. Io sono andato a prendere il Pino De Napoli e l'ho portato là, lui con le pinze ci ha tolto le tabelle di scuola guida e basta, la macchina così era irriconoscibile. Ho capito. Perché le tabelle di scuola guida si riconosceva lontano un miglio. Quanto distava questa officina di questo Pino Di Napoli dal posto in cui avevate lasciato la 126? Ma che le voglio dire? Poco, perché tra l'altro la via Generale De Maria è pure una traversa della via Terra Santa, quindi diciamo che lui, l'officina sua è in una traversa di via Terra Santa, poco, ora non so quantificare, che voglio dire, non so quantificare, però poco, là siamo in zona, siamo. Siete andati a piedi o in macchina? No, in macchina, diciamo, abbiamo preso già la macchina, sono andato da Pino De Napoli, l'ho preso, l'ho portato là, lui con le pinze ci ha tolto le targhe, siamo andati a rilasciarlo là. E io me ne sono andati e Stefano, con la macchina ce ne siamo andati in carnezzeria. Per la precisione del verbale, con quale macchina? Con la macchina che ci eravamo andati noi, che quando abbiamo rubato la macchina. Quindi con la macchina pulita, per intenderci? Con la macchina pulita, cioè la macchina rubata là l'abbiamo lasciata noi. Ci abbiamo solo levato, diciamo, le insegne della scuola guida e basta. L'abbiamo lasciata, poi ci è andata là. Senta, lei ha detto che chiamaste il Di Napoli per fare levare queste tabelle, ho capito bene? Sì. Dove erano apposte queste tabelle nella 126, se lo ricorda? E di che tipo erano? E queste, diciamo, le tabelle che si usavano una volta, diciamo, della scuola guida, nel paraurti erano messe, diciamo, le tabelle. Lei ricorda come le smontò queste tabelle di Napoli? Io mi ricordo con una pinza, ora così, con una pinza ricordo io. Impiegò molto tempo o poco tempo? Che le voglio dire, non tanto, cioè non è che impiegò, le voglio dire, una mezz'oretta, un 20 minuti, una cosa del genere, cioè non è che ci mise tanto, non ci mise tanto.
Può spiegare alla Corte chi era questo Pino di Napoli, se in particolare aveva collegamenti con voi della famiglia della Noce? Sì, era un uomo d'onore della famiglia di Malaspina e poi divenne pure il rappresentante lui della famiglia di Malaspina. Prima di questo episodio, il di Napoli aveva mai prestato la sua opera in favore di Cosa Nostra con attività analoghe, per, non so, intervenendo su macchine che avevate rubato, che dovevate utilizzare per omicidio, per altre cose? Ok, l'è intervenuto per attività di Cosa Nostra, sì, però in attività analoghe, cioè, con me no, non lo so, portasse di sì, in attività analoghe con me io non ce ne posso parlare. Cosa avete detto a Pino di Napoli quando lo avete chiamato? Avete specificato innanzitutto che cosa vi serviva? Sì, ci ho detto che c'aveva una macchina che mi ci doveva levare queste tabelle della scuola guida. Non è che io con un uomo d'onore parlavo, non è che parlavo, quindi non è che c'erano tante giri di parole da fare. Lei accennò che vi doveva servire per un delitto o non disse niente al proposito? No, no, io non credo di avercelo detto, ma non c'era motivo di dirglielo, perché, le ripeto, con un uomo d'onore sto parlando. Senta, quindi la macchina fino a Via Generale Di Maria è stata guidata, lei ha detto, da Stefano Ganci? Sì, sì. Lei successivamente ha avuto modo di guidare o comunque entrare a bordo di questa autovettura? Sì, poi l'ho guidata io per portarla da Insalate. Ecco, che cosa è avvenuto, con precisione, subito dopo che questo Pino di Napoli vi tolse queste tabelle e queste insegne della scuola guida? Lei stava cominciando a dirlo poco fa, io l'avevo interrotta perché mi interessavano alcune precisazioni. Sì, niente. È successo che io e Stefano ce ne siamo ritornati alla macelleria, ho aspettato a Ganci Raffaele perché ci vedevamo sempre là, ci ho detto che avevamo preso la macchina. Quale macelleria, signor Anselmo? Sempre parlando di quella di via Lancia del Brolo. Continui. E quindi ci ho detto che avevamo preso la macchina, lui mi disse dov'è, ci ho detto l'ho passeggiata qua, per un sud di Napoli, ce l'avevo, io come si chiama, dice va bene, andiamola a prendere, dice... Quindi ce ne siamo andati con una macchina, io ci indicai dove era la macchina, sono sceso, con le chiavi aperte, ho messo in moto e ho seguito a Ganci Raffaele e siamo arrivati da Enzo Calate. Ce l'abbiamo lasciata là, ci abbiamo detto questa è produttura, ce l'abbiamo lasciata e ce ne siamo andati a Ganci Raffaele. Dovrebbe spiegare bene alla Corte dove si trova questo posto dove siete andati a trovare Enzo Calatolo. E prima ancora io vorrei capire se lei ci arrivò seguendo Raffaele Ganci oppure se già Raffaele Ganci le aveva detto dobbiamo andare in questo posto. No, no, io ci arrivai seguendo Ganci Raffaele, però lo sapevo che dovevamo andare in quel posto, perché Ganci Raffaele me lo disse, lui si mise davanti per battermi la strada, ma lo sapevo io che dovevo andare in quel posto. Dove si trova questo posto dove siete andati a trovare Enzo Calatolo? Dunque, allora ce lo spiego. Andiamoci da via dei Cantieri, scendiamo per passare proprio dal cantiere navale e seguiamo la strada perché fa la curva. Sì. Quindi seguiamo questa strada prima di arrivare alla piazza dell'Acqua Santa. C'è una traversina, venendo da via dei Cantieri dal cantiere, c'è una traversina sulla... Sulla sinistra, si gira e poi fa un pezzettino di strada che è poco, all'epoca mi ricordo che questa strada era senza uscita, fa un pezzettino di strada, rigira di nuovo, che c'è una piccola traversina, che qua c'è un palazzo costruito dai Calatoli, diciamo, che ci abitano, e più avevano una casetta piccolina separata, diciamo, però quasi di fronte al palazzo, e c'era uno spiazzetto qua. L'abbiamo lasciata qua la macchina noi. Lei sa come si chiama questo posto, questo spiazzo, questo baio? Sì, vicolo Plutone, una cosa del genere si chiama. Fondo, una cosa di questo genere. Lei prima di quell'occasione c'era andato mai? Sì, a voglia che c'era andato. Avevate anche commesso dei delitti in quel posto? Sì, diciamo che anche serviva come punto di riferimento, c'eravamo
ritornate dopo omicidi fatti, diciamo, sì, ha voglia che ce l'ho stato. Qua fra l'altro siamo ritornati qua dopo l'omicidio del generale alla chiesa. Senta, mi interessa capire bene questo, mi interessa che lei spieghi bene alla Corte questo. Dice, abbiamo lasciato la macchina Enzo Galatolo, lei ha detto, e gli abbiamo detto che doveva servire che al dottore, cioè a Nino Madonia. Sì, era per il dottore, a Nino Madonia. Era per... Questa cosa la disse Raffaele Ganci, l'avete detta insieme? No, Ganci Raffaele la disse questa. Lei fino a quel momento era venuto a conoscenza che Nino Madonia doveva avere un ruolo in quell'attentato, fino a quel momento intanto? Io, per quelli che sono i miei ricordi, ricordo che venne a sapere che Nino Madonia era stato notato in questo stabile, però non ricordo se fu contestualmente o dopo questo discorso, non lo ricordo questo. Poi su questo ci torniamo. Galatolo cosa disse quando o cosa fece? Niente, ha detto va bene. Dove l'avete lasciata noi, questa macchina? Noi qua, dove ci ho specificato adesso io, qua l'abbiamo lasciato. La macchina ce ne siamo andati con Ganci Raffaele. Ricorda se era giorno, se era sera, mattina, pomeriggio? No, pomeriggio era. Primo pomeriggio. Dopo aver lasciato la macchina, che cosa avete fatto con Raffaele Ganci? Ce ne siamo riandate, ora non mi ricordo se ce ne siamo andate in macelleria o siamo andate, ma ce ne siamo andate di là. Per quelle che sarebbero state le successive fasi dell'operazione, Raffaele Ganci le disse qualche cosa o vi disse qualche cosa? No, poi per le fasi successive, diciamo, dell'operazione, lo ripeto a me Ganci Raffaele, lo ricordo benissimo, era il 28, ci disse che la notte dovevamo andare dove che avevamo lasciato questa macchina, cioè Enzo Galatolo, tra le 2 e le 3 di notte che trovavamo dottore Giovanni Brusca. E me lo ricordo perché fra l'altro noi con Calogero Ganci, perché ce lo disse a me a Calogero Ganci di recarci in questo posto, me lo ricordo benissimo perché lo ripeto, già io a Calogero Ganci avevamo impegni. Gli impegni nostri quali erano? Gli impegni nostri erano che la sera, proprio di questo 28, c'era una manifestazione canora che si teneva a Mondello, con dei cantanti. E quindi disse, non ci possiamo andare più. Invece poi ci disse l'orario, ho detto, vabbè, allora ci possiamo andare lo stesso. E ce ne siamo andati io, Calogero Ganci, mia moglie, sua moglie, qualche altro, mi ricordo forse c'era pure uno dei Galleano. Ce ne siamo andati in questa manifestazione. Poi finì la manifestazione, non mi ricordo verso chi era finita, finì verso le 11:30, verso mezzanotte, non ricordo. Siamo andati in via Mariana Accardi, dove abitava Calogero Ganci da sposato, e abbiamo fatto dormire a mia moglie pure a casa sua, perché sua moglie era sola e mia moglie era pure sola, ha detto allora dormite qua voi due. E io a Calogero Ganci ce ne siamo andati, con una macchina. Siccome era presto, ce ne siamo saliti a Monte Pellegrino, che all'epoca c'era un locale denominato Brasil, e siamo entrati qua dentro. Ci abbiamo bevuto qualche cosa. Abbiamo incontrato Pippo Fina, Franco Fina. Ci abbiamo bevuto qualche cosa e poi verso le 2, tra le 2 e le 3, diciamo, ce ne siamo andati e siamo andati, diciamo, in questa casetta, diciamo, nella disponibilità di Enzo Alate. E, sì. E lì abbiamo trovato Enzo Alate, Giovanni Brusca e Nino Madonia. Va bene, adesso ci arriviamo. Qualche domanda intanto su quello che ha riferito poc'anzi. Innanzitutto, lei è sicuro che era giorno 28 quando Raffaele Ganci disse a lei e a Calogero dell'appuntamento che dovevate avere a casa di Galatolo alle 2 di notte?
Io penso che sì, perché lo ripeto, ci avevamo questo impegno, questa situazione che dovevamo andare a vederci questa manifestazione di cantante. E voi potete controllare perché deve risultare in qualche posto che c'era questa manifestazione. Lei ricorda pure come si chiamava questa manifestazione? Se non ricordo male, Cantamare. Una cosa del genere, però lei può controllare, c'era questa manifestazione a Mondello. Visto che ci siete andati, ci può specificare anche dove si tenne questa manifestazione canora? In quale parte di Mondello? No, non ce l'ho tanta, però si tenne a Mondello, ora non, in una traversa, non mi ricordo dove. C'era uno spiazzo, c'era montato il palco, diciamo dove si servivano i cantanti. Materialmente a che ora siete arrivati con Calogero Ganci in questo posto nella disponibilità di Enzo Galatolo? Ma là siamo fra le 2 e le 3, perché come mi ricordo che Ganci la freccia aveva detto fra le 2 e le 3, ora non mi ricordo se erano le 2 o se erano le 3, però tra questo orario era. E le ripeto, siccome poi la manifestazione finì, siamo andati a lasciare le mogli a casa, che poi abbiamo deciso di farle dormire assieme in via Mariana Accardi da Ganci Calogero, era presto e ce ne siamo saliti qua a Monte Pellegrino in questo locale denominato Brasil. Dopodiché, avevate una sola macchina con Calogero o ognuno la sua? No, noi quando abbiamo lasciato le consorte, diciamo con una macchina ce ne siamo andati. Ho capito. Quindi arrivate intorno alle 2 o 3 di notte in questo che lei ha detto essere Baio Pipitone. Sì. E trovate, lei lo ha già detto, Enzo Galatolo, Nino Madonia e Giovanni Brusca. Sì. Si trovavano già tutti là al vostro arrivo? Sì, io là li ho trovati. Io li ho trovati là. E materialmente là dove? All'esterno, all'interno di un'abitazione? No, all'interno di questa casetta. Non nel fabbricato dove abitavano loro, ma di fronte al fabbricato dove abitavano loro, e subito dopo, e subito appena entra in questa traversetta, c'è questa casetta proprio di fronte, a piano terra, con 2 stanze. Ed erano qua. Cosa avete fatto, se avete fatto qualcosa all'interno di questo appartamento? Niente, siamo entrati, abbiamo salutato. Noi avevamo avuto cura di portarci le chiavi della macchina che c'era posteggiata in via Pipitone Federico. Era stata un'iniziativa vostra o qualcuno ve l'aveva detto di portarvi le chiavi della macchina che era posteggiata lì? No, era stata una cosa stabilita di Gianni Raffaele quando ci disse che ci dovevamo recare là. Ho capito. Quindi siamo entrati qua, ci siamo salutati, siamo stati seduti qua. Io, se vuole, le posso dire quello che ho notato. Certo. E a questo punto noto che c'è un telecomando sul tavolo, perché entrando in questa casetta c'era subito una sala da pranzo. C'era un telecomando e poi c'era, io per quello che mi ricordo io, perché mi è rimasto impresso, quindi c'era una tavola tipo di queste che si usa per la carpenteria, con un grosso chiodo piantato a centro, e poi c'era un altro chiodo che con un congegno. Io questo lo vedo come, perché mentre che lo ripeto, io vedo questa tavola qua, tutto questo coso di qua. Giovanni Brusca si prende questo telecomando, esce fuori e fa la prova. E io vedo questa tavola, con questo chiodo piantato a centro, con un altro chiodo messo così, che con un marchingegno, pressando lui il telecomando, girava e andava a toccare questo chiodo piantato a centro. Andiamo innanzitutto al telecomando, che lei ha notato posato sul tavolo. Si ricorda su per giù che dimensioni avesse, che forma avesse? Ma era un telecomando di questo tipo modellismo, era modellismo, una cosa del genere, che lo voglio dire, 25, 30 per 10, 5, 6 centimetri di altezza, una cosa del genere poteva essere. Il colore lo riesce a ricordare? Sì, scuro, nero forse era. Con un'antenna. Ecco, l'antenna dove era situata e che dimensioni aveva? Lei l'ha vista allungata, aperta o chiusa? Io l'antenna l'ho vista, quindi per vederla vuol dire che
era tirata fuori, ora però non mi ricordo quando era. Non mi ricordo. Ha pure notato come si azionava, come si poteva azionare questo telecomando? Se aveva delle levette, dei bottoni, non so. Forse delle levette aveva, mi sembra. Però io non è che, le ripeto, non è che l'ho visto tanto, l'ho visto in questa situazione. Poi ho visto che Giovanni Brusco uscì, fece questa situazione, io vide che quando lo uscì questo chiodo girava e andava a toccare questo chiodo piantato al centro, che era un chiodo bello grosso, quello del centro, mentre l'altro chiodo, diciamo, quello che girava era quello proprio per piantare le tavole di carpentiere, mentre l'altro, diciamo, era un chiodo quello più grosso. Che dimensioni aveva questa tavola di legno del tipo di quelle usate per la carpenteria? Quelle che si usano per la carpenteria quanto sono? Di larghezza quanto possono essere? Tra i 12 e i 15 centimetri, questa, diciamo, la larghezza di una tavola da carpentiere. E come spessore? E come spessore che poteva essere la tavola dei carpentieri, che 3 centimetri, 2 centimetri, una cosa di 2-3 centimetri, così può essere la tavola dei carpentieri. Lei ebbe modo di verificare se questo congegno fosse, diciamo, artigianale o fosse invece proprio industriale? No, per me, le ripeto, per come era fatta era una cosa artigianale, perché le ripeto, c'era questo chiodo a centro e quest'altro chiodo che era messo in posizione così, mentre quello era dritto, questo, diciamo, era messo tipo coricato, che ammaccando questo telecomando che Giovanni Brusco uscì fuori, girava e si andava a toccare questo chiodo piantato al centro così, cioè quello girava e faceva così. Quando toccò qua c'era il contatto. Presidente, dà atto che l'imputato indica un chiodo in posizione verticale e l'altro chiodo in posizione orizzontale. Lei ha detto Giovanni Brusco uscì fuori e provò questa cosa, questo congegno. Successivamente che cosa è accaduto? Furono fatti dei commenti sul funzionamento più o meno buono di questo meccanismo? Sì, quando, diciamo, Giovanni Brusco entrò, Nino Mandini ha detto tutto a posto, dice a posto. Questo, diciamo, il commento questo è stato, per quello che sono, diciamo, i miei ricordi in questo momento, ma diciamo che il tenore del discorso è questo. In questa prima fase, quanto tempo siete rimasti approssimativamente a casa di Galatolo, in questa casa dei Galatolo? Come quando sono rimasto? Io sono rimasto fino all'indomani mattina qua in questa casa, quando ce ne siamo andati per portare la macchina e passarla là. Dopo la prova siete rimasti tutti là fino all'indomani mattina, no, i presenti? No, dopo questa prova io e Calogero e Enzo Galatolo siamo rimasti qua, Nino Madonia e Giovanni Brusco se ne sono andate. Ecco, è premesso che lei tra le due e le tre li trova tutti là, sì. Io le chiedo, Madonia e Brusca dopo quanto tempo se ne vanno e se lei sa dove si recano? Dopo quanto tempo se ne vanno, non lo so, può essere un'oretta e mezza, non me lo ricordo. Comunque se ne sono andate e mancarono circa un'oretta, mancarono. E poi sono ritornate. E verso le 6 del mattino, sei un quarto, sei venti, una cosa del genere, ci siamo spostati per andare a prendere questa 126 e portarla, diciamo, sul posto. Ecco. Verso le 6:30 del mattino ci siamo spostati. Chi, dovrebbe dire nome e cognome, si sposta e dove vi recate per andare a prendere queste 126? Si sposta Giovanni Brusca e Enzo Galatolo, perché per me la 126 era obbligata in un garage nella disponibilità di Enzo Galatolo, che è all'ingresso. Fiera,
e subito dopo Le Palme, che ci sono Le Palme qua in mezzo alla strada, in via Ammiraglio Rizzo, c'è subito una traversa a destra e si gira subito, c'è una discesa e si va in uno scantinato. Per me la macchina era qua perché Giovanni Brusca e Enzo Calatolo se ne vanno, prendono la 126, io, Nino e Calogero ci mettiamo in un'altra macchina e li troviamo là all'ingresso, diciamo, di via Ammiraglio Rizzo, dove ci sono la palme, dove ci sono Le Palme. Sì, senta, quando lei nel descrivere questo garage dice subito dopo Le Palme c'è una traversa sulla destra, io sì, le chiedo, subito dopo andando in direzione mare, percorrendo la via Ammiraglio Rizzo? Sì, andando in direzione mare, certo, io infatti dicevo, da dove c'è la fiera, si entra in via Ammiraglio Rizzo, ci sono Le Palme e subito dopo c'è la traversa. Sulla destra? Sulla destra. E sulla destra subito c'è la discesa per andare, diciamo, in questo, diciamo, scantinato. Perché lei dice, per me la sono andati a prendere in questo scantinato? Lei lo conosceva da prima questo scantinato, l'avevate utilizzato, operazioni delittuose, non so? Sì, lo conoscevo da prima, perché questa, io le ripeto, con i Calatolo, con i nome Doniani, ho fatto diverse cose, quindi lo sapevo che c'era questo scantinato qua. E che tipo di utilizzo ne avevate fatto precedentemente? Per che cosa lo avevate utilizzato? Per reati, anche a livello, per dire, quando ci mettevamo le armi per il generale alla chiesa, poi tra l'altro l'ho utilizzato pure dopo, anche per l'omicidio del dottore Cassarà, quindi diciamo che era un locale che serviva per queste cose, non è che era libero, vuoto nella disponibilità di Canzolo Calatolo e di Nino Madonia questo locale, e serviva per queste cose. Ma lei materialmente vide il Calatolo e il Brusca andare a prendere la macchina proprio in questo scantinato? No, io la macchina la vedo là alle Palme. Ora, siccome 2 più 2 fa 4, e come ci dico io, dottor Di Matteo? E mi dica una cosa, perché voi vi eravate fermati proprio dove ci sono Le Palme? Voi, intendo dire, lei, Nino Madonia e l'altro chi è? E Calogero Ganci. Perché vi eravate fermati proprio là? Perché ci dovevamo vedere qua, ci dovevamo mettere davanti e ci dovevamo battere la strada. Ho capito. Materialmente ed effettivamente questo appuntamento, visto che ora abbiamo capito che si trattava proprio di un appuntamento, già, Presidente, non so se si è interrotto il collegamento. Sì, in questo momento sì. Qual era la domanda, pubblico ministero? Allora, lei ha detto ci siamo visti alle Palme perché avevamo appuntamento lì. Ora vorrei che lei ci dicesse, proprio ripetendo nome e cognome, chi vede alle Palme, dove prendete posto e che cosa fate successivamente. Niente, alle Palme io vedo a Giovanni Brusca sulla 126, solo Giovanni Brusca, perché Enzo Calatolo se ne va e ci va a rispettare di nuovo in quel posto da dove eravamo partiti, e io Calanci Calogero e Nino Madonia siamo in una macchina e ci battiamo la strada Giovanni Brusca per andare in via Capitone Federico. Senta, intanto che ora si era fatta? Su per giù, quando vi vedete alle Palme, riesce a dire che ora era? Guardi, io l'ora che era non me la ricordo, però le posso dire che noi l'abbiamo fatto di mattina perché avevamo il problema del portiere. E cioè qual era questo problema e a che ora si sarebbe presentato questo problema del portiere? Prima delle 7, perché il portiere poi apriva, cominciava a fare la pulizia, e non poteva essere che noi ci andavamo a posteggiare la macchina dopo, perché Giovanni Brusca doveva fare pure i suoi collegamenti là dentro. E quindi, diciamo, è stato di mattina, qua prima delle 7 sicuro, perché avevamo il problema che poi apriva il portiere. In questo senso, come sapevate che il portiere apriva la portineria proprio alle 7? Come
Perché lo sapevamo che apriva di mattina il portiere, e poi i portieri a che ora aprono? Di mattina aprono, cominciano a fare le pulizie, quindi questa è una situazione, diciamo, risaputa. Quindi avevamo questo problema di farlo prima che aprisse il portiere. Lei sa se qualcuno si fosse preoccupato nei giorni precedenti di sapere con precisione a che ora apriva la portineria, che la portineria apriva alle 7? Guardi, non mi ricordo in questo momento di questo, però le ripeto che il discorso è così, che noi ci siamo, la macchina ce l'abbiamo posteggiata là prima delle 7, prima che aprisse il portiere. Ho capito. Allora, lei ha detto che lei, Calogero Ganci e Nino Madonia avete battuto la strada a Giovanni Brusca. Sì. Lei riesce a ricordare con che macchina eravate, lei, Calogero Ganci e Nino Madonia? No, non me lo ricordo che macchina avevamo. Quantomeno di chi era la macchina, nella disponibilità di chi fosse, se fosse la stessa macchina con la quale lei e Calogero vi eravate recati a Fondo Pipitone? No, non era quella macchina che ci eravamo recati noi. Ho capito. Non era quella macchina. Capisco che sono domande la cui risposta credo che sia veramente difficile, ma per quello che sono i suoi ricordi, che tipo di percorso avete fatto per arrivare in via Pipitone Federico? Quindi noi siamo dove ci sono le palme, via Meraglio Rizzo, saliamo per andare verso via Libertà, attraversiamo via Libertà e ci mettiamo in una traversa che poi, diciamo, andiamo a incrociare via Pipitone Federico e qua ci fermiamo. E mi ricordo questo particolare, che noi qua ci fermiamo proprio dove c'era questa traversa di via Pipitone Federico, perché io mi sono preoccupato, e credo che forse pure Calogero Ganci si è preoccupato, perché Giovanni Brusca proprio si accostò col davanti della 126 di dietro la macchina dove eravamo noi. Gli disse: giusto qua si deve venire a fermare, non si può fermare 5 metri, 6 metri, 6 metri prima. A che distanza eravate dalla via Pipitone Federico su per giù? Niente, noi siamo proprio all'incrocio di via Pipitone Federico, noi ci fermiamo, venendo da questa strada, diciamo, che abbiamo preso dalla via Libertà poi. Mi segue, dottor Di Matteo? Sì. Perché via Pipitone Federico è così e noi veniamo di qua, quindi c'è questo incrocio. Quindi ci fermiamo qua, non mi ricordo se scendo io, se scende Calogero, spostiamo la macchina, Giovanni Brusca già si mette in direzione di andare a posteggiare, ma credo che Calogero, diciamo, fu che spostò la macchina. Sì, credo che Calogero fu che spostò la macchina. Aspetti un attimo che ci arriviamo. Innanzitutto, torniamo alla fase in cui voi battete la strada a Giovanni Brusca. Chi guidava la macchina dove eravate appunto voi? Nino Madonia. Il fatto che si fermò Nino Madonia proprio in quella traversa era un fatto che avevate convenuto prima? No, perché dovevamo andare là, dottore Di Matteo, cioè là dovevamo andare, in via Pipitone Federico, quindi lui si fermò qua, proprio all'incrocio di via Pipitone Federico. Senta, lei ha detto che Brusca è sceso, ma è sceso subito, è andato subito verso la via Pipitone Federico a posteggiare la macchina, ovvero ha perso tempo? No, lui si fermò proprio dietro di noi. E infatti, ripeto, io e Calogero ci siamo preoccupati. Per dire, ma perché si è venuto a fermare proprio quasi a toccarci? Non si poteva fermare più avanti, invece di venirsi a fermare da noi. E quindi, diciamo, poi Calogero Ganci, perché io credo che fu Calogero Ganci che è sceso. È sceso. Si dirigeva verso la macchina, nel mentre Brusca si mise in posizione per andare a posteggiare, e mi ricordo che in questo sabile, proprio a quell'ora, c'era una signora affacciata, se non ricordo male, al secondo piano. Quindi Calogero sposta questa macchina, Giovanni Brusca la posteggia, qua c'è il marciapiede, e lui la posteggia proprio così,
Cioè, siccome noi non la vediamo, le volevo chiedere, la posteggia in maniera, diciamo, regolare, parallela al marciapiede? Parallela al marciapiede la posteggia, beh, non mi veniva la parola, proprio la posteggia parallela al marciapiede. Sta un po' là dentro, perde un paio di minuti là dentro, non mi ricordo quanto, scende, perché ce l'ho qua, proprio qua, davanti agli occhi ce l'ho. C'è questa signora affacciata, lui scende, chiude la macchina piano piano, la chiude a chiave, si ci appoggia col fondo schiena e l'asciuga, diciamo, tipo per levarci l'impronta dalle maniglie. Lei dice perde un po' di tempo, ma perde un po' di tempo così, per perdere tempo o per fare qualcosa? No, no, deve perdere tempo perché deve collegare, dottore De Matteo, non è che lui partì che c'era tutto cosa, quindi ha dovuto collegare dei fili che io non so, perché non ne capisco niente di questa situazione. Ha dovuto collegare le file per mettere, diciamo, tutto a posto, diciamo, in modo che poi col telecomando si ci dava l'impulso. Quanto tempo impiegò Brusca dopo aver posteggiato la macchina, prima di scendere dalla macchina e chiuderla? Ma che lo voglio dire, 5, 7, 8 minuti, cioè non è che impiegò poco, impiegò, non è che impiegò tanto. E mi ricordo che lui scese, accostò lo sportello proprio piano, poi lo spinse con la mano per chiudere. Un attimo solo, perché forse si è interrotto il collegamento. Vedo le immagini fisse. Le immagini si sono bloccate. Chi è presente? Spero che possa andare in bagno. Sì. Possiamo chiamare il personale di scorta? Ci pensa lei, signor? Scusi, ma... Possiamo riprendere. Allora, Presidente, mi pare che abbiamo interrotto quando io avevo chiesto quanto tempo avesse impiegato Brusca dopo aver posteggiato la macchina e prima di scendere, e aveva risposto, mi pare, l'imputato. Adesso le volevo chiedere questo, ma in questo frangente, mentre Brusca posteggia e collega quello che doveva collegare, dove vi trovavate lei, Calogero Ganci e Antonino Madonia? Io e Antonino Madonia eravamo, diciamo, dove che c'eravamo fermati, qua all'incrocio di via Perdone Federico. Calogero Ganci prese la macchina, ora non mi ricordo se ritornò a marcia indietro verso questa strada o uscì in via Giacomo Leopardi e fece il giro, non me lo ricordo in questo momento. E lei rimase con Nino Madonia? Sì, poi quando venne Calogero Ganci sono sceso e mi sono messo con Calogero Ganci e Giovanni Brusca con Nino Madonia. Ho capito. Senta, questa donna affacciata, mi pare che lei ha detto al secondo piano. Sì, sì. Ci può specificare meglio in quale palazzo fosse? Proprio nel palazzo del dottore Chinnici. Cosa succede dopo? Allora, lei dice Giovanni Brusca va con Nino Madonia, mi pare che lei ha detto, io con Calogero Ganci. Che cosa succede? Niente, andiamo di nuovo da Enzo Calatolo, rimaniamo che con Nino Madonia ci vediamo prima delle 8 verso la chiesa di San Michele, io Giovanni Brusca se ne va, non lo vedo più io Giovanni Brusca. E quindi a Calogero Ganci ce ne andiamo, ci riprendiamo pure la macchina con cui ci eravamo andati, perché a questo punto non avevamo più una, ne avevamo due, perché avevamo preso la macchina pure che era posteggiata davanti all'abitazione del dottore Chinnici. Ce ne andiamo e poi prima delle 8 ci siamo visti
verso la chiesa di San Michele, e qua vedo pure a Pippo Gambino, Ganci Raffaele e Giovanni Ferrante con un camion e Nino Madonia ovviamente. Sì, senta, quando Brusca posteggia la macchina, avete notato se effettivamente la portineria fosse ancora chiusa? Sì, era chiusa la portineria. E quindi lei ricorda che era prima delle 7? Sì, perché ci ripeto, c'era questa situazione che noi la dovevamo posteggiare la macchina anche in virtù di questo discorso, perché non è che si doveva posteggiare la macchina, posteggiava la macchina, Giovanni Brusca scendeva e se ne andava. Siccome Giovanni Brusca doveva perdere del tempo dentro la macchina, anche se erano minute, 5, 6, 7, 8 ore, non mi ricordo, chi lo diceva che il portiere non era affacciato e vedeva a questo, diciamo, che faceva questa operazione abbassandosi nel sedile? Quindi io di questo ne sono certo, che il portiere non era aperto. Senta, c'è un motivo per il quale tornate, lei ha, lo ha poc'anzi detto, di nuovo tutti a fondo Pipitone? Intanto c'è il motivo che noi abbiamo la macchina, là ce la dobbiamo andare a prendere. Poi Nino Madonia se ne ritorna là perché là faceva base lui. Io Giovanni Brusca non lo vedo più, quindi Giovanni Brusca se ne va, si prenderà la sua macchina e se ne andrà al suo paese, perché io Giovanni Brusca non lo vedo più. Non è che dici io l'8:15, quello che erano che ci siamo visti, diciamo, qua verso la chiesa di San Michele, io lo rivedo a Giovanni Brusca. Io Giovanni Brusca non lo rivedo più. Quindi non lo rivede neppure a fondo Pipitone, giusto? No, a fondo Pipitone, mi scusi, ci arriviamo insieme. Io, Calogero Ganci, in macchina, Nino Madonia, Giovanni Brusca, in macchina. Lei è certo di questo ricordo? Io mi ricordo così, e mi ricordo pure, le dico, che io a Giovanni Brusca alle 8, prima delle 8, quando noi ci siamo incontrati, io a Giovanni Brusca non lo vedo più. Cioè, non lo vedo più io a Giovanni Brusca. Io a Giovanni Brusca non lo vedo più. Io a Giovanni Brusca lo vedo la sera, la notte. Si fa questa operazione, si posteggia la macchina, ce ne andiamo, e io a Giovanni Brusca non lo vedo più. Quanto tempo rimanete a fondo Pipitone e che appuntamento vi date? Voi, lei ha già detto, prima delle 8. Sì, prima delle 8. Riesce ad essere più preciso? Quanto tempo prima delle 8 vi date appuntamento nuovamente sul luogo e dove di preciso? No, non me lo ricordo, però prima delle 8 ci siamo visti. Ora non mi ricordo se erano le 7:30, se erano le 8:20, se erano meno un quarto, però ci rivediamo qua nei pressi di San Michele, della chiesa di San Michele, e qua io vedo Ganci Raffaele, Pippo Gambino, Nino Madonia e per la prima volta a Giovanni Ferrante. Non per la prima volta perché lo conoscevo a Giovanni Ferrante, ma in questo contesto di questa operazione io vedo per la prima volta a Giovanni Ferrante quel giorno. E dove lo vede a Giovanni Ferrante e a bordo di quale mezzo eventualmente? Nei pressi della chiesa di San Michele, ora non mi ricordo, ma eravamo là con un camion, l'ho detto poco fa, dottore Di Matteo. Questo camion, quando lei lo vede nei pressi della chiesa di San Michele, era in movimento o era fermo? No, era fermo. Mi ricordo che era un camion, diciamo, di questi, i camion che si usano nei cantieri, infatti era caricato con materiale edile, tavolone, forse qualche pezzo di ponte pure. Cioè, un camion che faceva di questi trasporti nei cantieri, va. Un camion di edilizia era. Ecco, quando lei dice vedo Giovan Battista Ferrante sul camion nei pressi della chiesa di San Michele, io le devo chiedere espressamente di essere più preciso. Nei pressi dove? Dove lo vede fermo questo camion? E se lo vede fermo, posteggiato regolarmente, posteggiato in seconda fila, ci dica un po' lei. No, questo ricordo non ce l'ho, diciamo, come era posteggiato regolarmente in doppia fila. Io mi ricordo che ci siamo visti qua, che ci avevamo dato appuntamento qua nei pressi di San Michele, non proprio nella piazza di San Michele, ma nei pressi, ora non mi ricordo in quale traversa, però ci siamo visti qua. E io mi ricordo che per la prima volta io vedo Giovanni Ferrante, quel giorno lo vedo, quella mattina, col camion, e vedo andare via a Giovanni Ferrante con Nino Madonia sul camion, e si vanno a posteggiano, diciamo, dove si sono posteggiati per poi fare l'attentato. Ah, quindi lei poi lo vede muovere il camion con a bordo Ferrante e Madonia? Sì, lo vedo muovere il camion.
Ho capito. E dove si vanno a posteggiare? Lei ora ha detto si vanno a posteggiare nel punto dove poi si mettono per fare l'attentato. Dov'è questo punto? Oh, ce lo dico. Ci ho raccontato dov'è che noi ci eravamo fermati all'incrocio di via Pepitone Federico. Sì. Quando ci siamo fermati la mattina con la 126. Loro si mettono, ora non lo so se questa strada si chiama pure via Pepitone Federico, dalla parte giù verso la via Libertà, per dire, per essere più precise, perché c'è la via Pepitone che va a finisce in via Giacomo Leopardi e la via Pepitone Federico che va verso la via Libertà. Sì. Quindi loro si mettono di qua, verso qua si mettono, verso via Libertà, non verso via Leopardi. Ma sempre nella stessa strada dove abitava il dottor Chinnici, per capirci? Dottor Chinnici abita qua, c'è il dottor Chinnici abita qua. Qua c'è l'incrocio e lo si mettono nella strada, diciamo, di sotto, ma sempre, se si chiama, io non credo che si chiama sempre via Pepitone Federico questo, o può darsi che si chiama via Pepitone Federico, non lo so. Quindi, comunque è attraversata da un incrocio, però. Ho capito, io al di là di come si chiama, volevo capire se questo posto dove si posteggiano col camion è la continuazione comunque della strada dove abita il dottor Chinnici. Certo che è la continuazione, sì, però nella parte sotto, diciamo. Nella parte sotto. A che distanza approssimativamente viene posteggiato questo camion rispetto all'abitazione del dottor Chinnici? Ma che le voglio dire? 20, 25 metri, una cosa del genere. Perché lei tenga presente che qua c'è questa strada che divide questa via Pepitone Federico, girando per andare dal dottor Chinnici ci saranno un 10 metri, 10, 12, 15 metri, una cosa del genere, quindi loro si mettono di sotto, se non sono 25 saranno 30, saranno 35, comunque qua siamo, perché loro si mettono nella strada sotto, però non è che possa essere preciso, diciamo, dei metri, dottore De Matteo. Certo, lo capisco questo. Però se non sono 25 saranno 30, saranno 35, comunque qua siamo. Perché loro si mettono nella strada sotto. Però non è che possa essere preciso, diciamo, dei metri, dottore De Matteo. Certo, lo capisco questo. Però lei tenga presente che c'è l'incrocio. Di qua si va verso il dottore Chinnici e quindi già ci sono dei metri. Ora non so quanto sono dall'inizio di questo incrocio al dottore Chinnici, quanto metri sono. Loro si mettono di sotto, quindi non riesco a quantificarlo, diciamo, quanto metri sono. Ma rispetto al lato dove era stata posteggiata la 120. Se... anche perché forse pure il camion è più largo, mi sembrava che non era posteggiato, diciamo, regolarmente, forse. Ma nemmeno tanto in doppia fila, comunque, un po' più spostato, diciamo, ma non credo che era proprio in doppia fila, anche perché se era in doppia fila non è che la strada sia tanta... larga. Sì. Quindi lei dice un po' spostato dal marciapiede. Sì, credo, ma... cioè, non era proprio accostato al marciapiede, questo voglio dire. Senta, e lei ha avuto modo di vedere quanto tempo prima, rispetto poi all'esplosione, il camion si è posteggiato proprio in quel posto che lei ci ha descritto? Ma non è che passò tanto. Non è che passò tanto. Non so, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti? Di qua partendo fra da un quarto d'ora, così. Un quarto d'ora, dieci minuti, così, diciamo. Non passò tanto. Lei poc'anzi ha detto di avere visto anche Pippo Gambino e Raffaele Ganci. Sì. Si ricorda con più precisione dove li ha visti, se li ha visti a piedi, a bordo di una macchina? No, a bordo della macchina, a bordo di una macchina erano, in quel luogo dove ci siamo incontrati per l'appuntamento. Poi
ci siamo andati a mettere a Piazza San Michele e precisamente loro giù in macchina, e a Calogero invece abbiamo salito le scale per entrare proprio tipo all'ingresso della chiesa e ci siamo messi là. Che lo voglio dire, infatti non passò, ecco perché le dico, non passò tanto tempo da quando loro si erano posteggiati là, perché poi è successo il fine mondo, poi vedemmo arrivare la scorta e poi è successo il fine mondo. Ricorda se la chiesa di San Michele era aperta o chiusa? No, la chiesa aperta era, io mi ricordo che siamo saliti con Calogero le scale, proprio ci siamo andati a mettere proprio nell'ultimo gradino, proprio quasi dentro la chiesa, si può dire. No, la chiesa era aperta. Lei è a conoscenza o era eventualmente già da prima a conoscenza di chi doveva azionare il telecomando? No. Non ero a conoscenza io. Cosa avete fatto subito dopo l'esplosione? Lei e Calogero Ganci? Ce la siamo andati di nuovo in provincia del Brolo, ce la siamo andati. Lei quanto tempo è rimasto in via Lancia di Brolo? Non mi ricordo quanto, poi me ne sono andato per i miei lavori. La via quale, scusi? Lei successivamente ha saputo se quello stesso giorno o nei giorni successivi furono fatte delle perquisizioni nell'abitazione dei Ganci o nelle macellerie dei Ganci? Nei giorni precedenti o nei giorni successivi? No, nei giorni successivi o nello stesso giorno, subito dopo l'attentato. Dei Ganci? No. In provincia di Polo assolutamente. No, non mi ricordo io una cosa del genere, no. No. Ora, signor Anselmo, vorrei che ci spiegasse quello che poco fa stava accennando e io poi l'ho interrotta per non perdere il filo del discorso. Lei poc'anzi stava dicendo che non si ricorda quando, ma era venuto a conoscenza che Antonino Madonia era stato visto presso... Sì, da un compagno di scuola nell'androne, diciamo, dove abitava il dottore Chinnici. Di questo lei ne è venuto a conoscenza comunque prima della strage o dopo la strage? No, io credo prima. Si parlava di questa imprudenza, diciamo. Si parlava, lei ricorda con chi? Con Ganci Raffaele, con Pippo Gambino. Ricorda se commentaste anche con Ganci Calogero e Ganci Domenico questa imprudenza, chiamiamola così, di Madonia? Presidente, c'è opposizione, la domanda è suggestiva, avvocato La Blasca. Credo che... Perché è suggestiva, avvocato, scusi? Non mi pare suggestivo. Presidente, credo che sia saltato il collegamento. Mi sembra che le immagini siano... È saltato... Anche lì. C'è un ispettore che a questo punto è senza testa. Non è una contrattura muscolare.
Ministero. La domanda era se ne avesse parlato. La domanda era se ne avesse parlato anche con. Allora, a proposito di questo, di questa che Anselmo ha definito imprudenza di Madonia, se ne avesse parlato anche con Calogero Ganci e Domenico Ganci. Risponda. Non lo posso escludere, non lo posso escludere nel modo più assoluto, perché le ripeto, con Calogero Ganci, con Mimmo Ganci, ci dicevamo tutto. Non avevamo problemi di niente, va. Non è che ci tenevamo le cose di nascosto, fra di noi non c'era questo discorso. Se io le chiedessi quanto tempo prima della strage ne ha sentito parlare, lei mi potrebbe dare un'indicazione un po' più precisa? No, non credo. Allora, signor Anselmo, lei il 4 dicembre del 96 è stato interrogato dal pubblico ministero. A pagina 1 della trascrizione lei dice questo, il pubblico ministero le chiede: lei è a conoscenza di altri progetti di attentato precedenti a quello che poi portò alla morte del dottor Chinnici? Lei dice: no, io no, io quando ne ho sentito parlare, gliel'ho detto in quella dichiarazione, saranno stati 10-15 giorni prima, non mi ricordo, che aveva avuto quell'incarico per il posteggio e anche per rubare la macchina. Però prima non avevo sentito parlare completamente. Aveva sentito parlare comunque del dottore Chinnici, e in che epoca? Io non me lo ricordo, diciamo, quando ne ho sentito parlare del dottore Chinnici, io ne ho sentito parlare solo in merito ad una certa situazione che avevano incontrato a Nino Madonia in questa abitazione del dottore Chinnici, solo in questi termini. Non mi ricordo se fu giorni prima o fu dopo, cioè questo, ne ho sentito parlare comunque due volte io, cioè in questa occasione in cui sono stato incaricato, che avevo questo compito. E l'altra occasione fu che io avevo sentito dire che Nino Madonia aveva fatto, diciamo, una leggerezza, che era andato qua in questo posto e si era incontrato con uno che ci andava a scuola e si conoscevano. In questo posto cosa intende? Nella casa dove abita il dottore Chinnici in via Pipitone Federico. Con chi ha parlato di questa leggerezza? Tra di noi, tra Ganci Raffaele, Ganci Calogero, Ganci Domenico, cioè fra di noi con Pippo Gambino. E non è che ho detto qualche cosa. Pippo Gambino e Ganci Raffaele me lo ricordo, infatti ho detto con Calogero e Domenico non lo escludo, perché infatti ho ripetuto che non c'erano segreti fra di noi. Chiarire meglio in relazione a questo verbale di cui il pubblico ministero le ha dato lettura, quando lei sentì parlare di questa imprudenza, come lei l'ha chiamata, prima o dopo la strage? Ma io non mi ricordo se fu un contesto a me, una cosa del genere, io non me lo ricordo di preciso, ma ne ho sentito parlare di questa situazione. Ora non riesco, diciamo, a dire se fu contestualmente, se fu prima, se fu dopo, non riesco a ricordarlo. Va bene. Volevo tornare un attimo indietro. Nel momento in cui lei vede per la prima volta Giovan Battista Ferrante, no? E lei ha detto che vide salire il Madonia a bordo del camion. Lei notò se qualcuno dei due avesse con sé qualche cosa? Nino Madonia aveva il telecomando. Dove lo teneva? Dove era custodito? Era avvolto nel giornale. Quindi lei lo vide nel momento in cui lo vide salire a bordo del camion del Ferrante? Sì, io ce l'avevo in mano, Nino Madonia, il telecomando avvolto nel giornale. Nel momento in cui arrivò la scorta, lei riuscì a. Lei si trovava già presso la chiesa di San Michele, vero? Sì, sì.
Intanto riuscì a vedere quante macchine componessero la scorta del dottor Chinnici? Ma se non ricordo male, due. C'è la macchina, una civile e una proprio dei carabinieri, se non ricordo male. E ricorda come si posizionarono? Lo riusciva a vedere lei dalla chiesa di San Michele come si posizionarono i carabinieri o comunque quelle due macchine? Io mi ricordo che i carabinieri subito sono scesi. La macchina, me lo ricordo questo. Ora non mi ricordo chi c'era davanti, in questo momento non ricordo chi c'era, se c'era la macchina civile davanti ai carabinieri. Non ricordo, credo che i carabinieri c'erano davanti. E la macchina, diciamo, si andò a posizionare proprio là davanti all'ingresso. Quando scese il dottore Chinnici, passò proprio a... perché le ripeto che noi avevamo preso il posteggio per una macchina quattro sportelle, proprio per buttare il più indietro possibile la 126 e lasciarci lo spazio, diciamo così. Il dottore Chinnici sarebbe passato proprio davanti al cofano della 126. Diciamo che appena poi scese il dottore Chinnici, poi successe il finemondo proprio. Ci fu un finemondo. Quindi effettivamente quel progetto che le era stato riferito già all'inizio, cioè di posteggiare una macchina a quattro sportelli, per quel motivo, per quello che lei ha visto, per sì, come è stata posizionata la macchina da brusca, sì, è stato realizzato? Sì, 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 sì. Mi dica una cosa, lei ha saputo qualcosa, ha chiesto qualcosa sul perché si era deciso di realizzare l'attentato con un'autobomba? Era praticamente la prima volta. La prima volta era. Quando lei fu incaricato di prendere il posteggio, poi di rubare la macchina, ebbe modo di parlare, non so, con Raffaele Ganci o con altri, del perché si era scelto questo tipo di attentato con l'autobomba e chi l'aveva proposto? No, non mi ricordo di questa situazione, in questo momento non mi ricordo. Ha avuto modo di parlare o di sapere che tipo di esplosivo fosse impiegato, no, chi lo avesse procurato? No. Ma successivamente all'attentato avete mai... siete mai ritornati sul punto dell'esecuzione dell'attentato? Non so... Avete mai parlato con Raffaele Ganci, Stefano Ganci, Calogero Ganci dell'attentato al dottor Chinnici, oppure è un argomento chiuso dopo la strage? Con gli altri sicuramente era chiuso, che non, tra di noi molto probabilmente ne abbiamo parlato, anche perché ricordo che una volta a me Ganci Raffaele ci doveva mandare in un posto perché era venuto a mancare Giovanni Brusca, che forse si trovava a soggiorno obbligato, era arrestato, che già poi avevano fatto i mandati di cattura di Tommaso Buscetta, e dice che era rimasto solo Nino Madonia che sapeva fare queste situazioni. Quindi dice che ci doveva mandare in un posto perché era venuto a mancare Giovanni Brusca, che forse si trovava a soggiorno obbligato, era arrestato, che già poi avevano fatto i mandati di cattura di Tommaso Buscetta. E dice che era rimasto solo Nino Madonia che sapeva fare queste situazioni. Quindi dice, dovete andare tu e Mimmo, dice, in un posto, dice, che vi spiegheranno come si dovevano confezionare queste cose, però poi non ci siamo andati più. Quindi sicuramente se ne riparlò di questa situazione, anche perché mi viene in mente questo ricordo. Senta, vorrei essere un poco più specifico su questo punto. Dopo quanto tempo rispetto alla strage Chinnici si verificò questa circostanza? No, è passato qualche... perché le ripeto, c'era Giovanni Brusca che era o era arrestato o era a soggiorno obbligato, quindi è passato un po' di tempo, sicuramente è passato. E in quell'occasione Raffaele Ganci vi disse
qual era il fatto delittuoso che si doveva realizzare? No, si parlò solo di Cancellieri. Ci disse a me, a Mimmo, che ci dovevamo andare in un posto, che ci dovevano spiegare come si doveva fare per mettere in atto una situazione tipo quello del dottore Chinnici. Cioè questo... E chi ve lo doveva spiegare? Non mi ricordo onestamente. Non me lo ricordo, però ci dovevamo andare in un posto che c'era uno pratico che ci doveva fare vedere tutta la procedura, ma non è successo comunque, non ci siamo andati. Lei poc'anzi ha detto però che avevate commentato, meglio che Raffaele Ganci aveva commentato, che era rimasto solo Antonino Madonia in grado di fare queste cose. Sì, perché diciamo Giovanni Brusca non c'era, ora però sicuramente a Giovanni Brusca, a Nino Madonia qualche altro ce l'aveva spiegato, perché ci ripeto... Io non avevo mai visto una cosa del genere. Non lo so, io non l'avevo mai vista una situazione del genere. Lei a Ferrante lo conosceva da prima di vederlo quella mattina? Sì, lo conoscevo, sì. Aveva commesso già delitti insieme a Ferrante? Può anche darsi, sicuramente sì. In questo momento non mi ricordo, però lo conoscevo benissimo a Giovanni Ferrante. Nella prima parte dell'esame, rispondendo a domande della collega, lei aveva detto che poco tempo prima lei aveva partecipato all'omicidio del capitano D'Aleo. Sì, che le voglio dire, a giugno fu l'omicidio del capitano D'Aleo. Volevo che lei spiegasse meglio una frase che ha detto e che io ho appuntato testualmente. Dice: guarda caso, all'omicidio del capitano D'Aleo hanno partecipato esponenti della Noce, di Bocca di Falco e di San Lorenzo, cioè dei mandamenti creati proprio nell'83. Sì. Pensiamo di avere capito lei che cosa volesse dire con quel guarda caso, però siccome le cose devono anche essere spiegate a verbale e rimanere agli atti, vorremmo che lei spiegasse che cosa intendeva dire con quel guardacaso. Ma io intendevo dire per dire va, che il discorso, diciamo, esiste una commissione, e se mi volevo ricollegare alla domanda che mi faceva la dottoressa Palma, dice: ma se subentrano nuovi capi mandamenti, che si fa, che non si fa? Per me, diciamo, il discorso si passa sempre. Il capomandamento che subentra, diciamo, viene messo all'occorrenza di quello che deve succedere e quello che non deve succedere. E allora questo guarda caso è stato detto, è stato, diciamo, nel senso per dire, se è stato deciso per dire nell'82, guarda caso nell'83 poi ci andiamo a dire nuovi mandamenti nuovi a farlo, cioè una situazione del genere. Mi segue, dottor Di Matteo? Perché guarda caso il primo omicidio eccellente, e io posso ricordare male, ma il primo omicidio eccellente del 1983 è quello della strage di Via Scopar, dove muore il capitano D'Aleo e altri due carabinieri. E guarda caso ci siamo andati Noce, San Lorenzo e Bocca di Falco. Senta, lei ha conosciuto Pino Greco Scarpa? Sì, ci ho commesso diversi reati assieme con Pino Greco Scarpa. Lei lo ha visto in quel frangente per il delitto Chinnici? Lo ha, ricorda di averlo incontrato? No, non mi ricordo io. Vincenzo Puccio? Nemmeno. Le volevo dire una cosa, le volevo chiedere una cosa. Lei nella prima parte dell'esame ha detto che qualche volta le è capitato di essere in cella con Calogero Ganci durante l'ultimo periodo della sua detenzione, a Palermo, quando venivate appoggiati presso Lucciardone per i processi. Ora, io volevo chiederle questo, in quelle occasioni, quindi diciamo negli ultimi anni, avete mai parlato con Calogero Ganci? Avete mai ricordato le fasi
preparatorie ed esecutive della strage Chinnici o non ce n'era motivo? No, quale motivo c'era? Io ce l'ho detto poco fa, sicuramente parlavamo di qualche cosa, sicuramente parlavamo del processo per cui eravamo imputati, sicuramente, per quel fatto, perché pensavamo di trovare caville per smentire a Balduccio De Maggio, sicuramente di quello ne parlavamo. Cioè, ma quale motivo avevamo noi nel 95, nel 96 di andare a parlare del dottore Chinnici? Cioè, per che cosa? Perché ne dovevamo parlare? Io non è che voglio dire che non parlavamo di niente, no, assolutamente parlavamo. E sicuramente parlavamo dei reati, per dire, di Nino Badalamenti, che poi c'era arrivato pure il mandato di cattura di Nino Badalamenti. Ma dei reati che eravamo imputati, cioè perché dovevamo andare a prendere discorsi che erano seppelliti? A che pro? Con la paura di essere intercettati, perché ci preoccupavamo pure in cella se c'erano microspie, se non c'erano microspie. Certe volte addirittura pure scrivevamo, pure che eravamo in cella, per dire qualche cosa delegata la scrivevamo. Perché dovevamo prendere tasti che era meglio non toccare? Altre due domande le volevo fare, sempre ritornando ad argomenti affrontati nella prima parte dell'esame. Quando lei fu chiamato a colloquio a Caltanissetta, quando fu chiamato a Caltanissetta e avete avuto questo colloquio con Calogero Roganci, innanzitutto è un colloquio che si è svolto davanti a terza persona, immagino, no? Sì, ma non so chi erano, c'erano delle persone, sì, ma non so chi erano. Ma erano appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati? Ma guardi, io, là c'erano un sacco di persone, cioè, io non è che so chi erano, c'erano un sacco di persone, a me... Penso che erano delle forze dell'ordine, sicuramente. Ecco, ma la mia domanda era questa. Lei in quel momento, quando Calogero Ganci le disse che aveva scelto la strada della collaborazione, rimase sorpreso o se l'aspettava o Calogero Ganci gliel'aveva anticipato? No, che mi aveva anticipato, assolutamente. Cioè, è vero che noi parlavamo, per dire... Ma non è che parlavamo... Dottore De Matteo, c'è apertamente anche fra di noi, perché c'è sempre questo umore che uno lo può tradire. Ci sono delle sfumature per dire che io capivo che lui era stanco, lui capiva che io ero stanco. Cioè, mi segue, dottore De Matteo? Perché non è che se ne poteva parlare così apertamente. Chi lo dice che Calogero Ganci, per dire, voleva prendere acqua del mio pozzo? O Calogero Ganci poteva pensare che io volevo prendere acqua del suo pozzo? Ho capito. Quindi non è che non esiste che lui me lo confedò, ma lo fa confedare. E a proposito del colloquio che Calogero aveva avuto con Mimmo Ganci, sì. Che cosa le disse Calogero? Niente, Calogero mi disse che prima di me si era incontrato con Mimmo Ganci, con suo fratello, e che suo fratello ci ha detto: fai bene, tu hai il suo coraggio a farlo. Dice, io, dice, non ce l'ho questo coraggio a farlo, dice. Non è che dice, almeno io mi ricordo che ci disse così suo fratello Mimmo, per averlo avuto raccontato da Calogero, però, in quel frangente che ci siamo incontrati pure noi due. E il giorno dopo, quando lei ha detto vi trovavate, credo all'aula bunker, per la partecipazione a un processo, lei ha avuto modo di parlare con Mimmo Ganci, con Raffaele Ganci? Sì. Si commentò in qualche modo la scelta di Calogero? Diciamo, c'erano terze persone, diciamo, anche perché io, Mimmo Ganci e Ganci Raffaele non è che eravamo messi nella stessa gabbia, eravamo messi in gabbie separate, anche se ci vedevamo, perché le gabbie non sono come sono qua, che non si vedono. Uno appresso all'altro e si vedono, ce ne sono all'aula bunker delle aule che una appresso all'altro si vede, perché sono, diciamo, delimitate da delle sbarre, non dalla parete. E quindi noi eravamo messi in queste gabbie, diciamo, e ci vedevamo, però il cancello Raffaele era tutto dispiaciuto, Mimmo Ganci era accanto a quella mia, proprio, quindi ci mettevamo dalle sbarre e parlavamo, e mi disse che già lui ce l'aveva detto quando si era ritirato da Caltanissetta, ce l'aveva passato subito a Nino Madonia, perché era nella cella attigua a Nino Madonia. E quindi abbiamo deciso di dirlo pure là davanti.
E io chiesi la parola, io ci ho detto al dottore Scaduti, che è presidente del dottore Scaduti, questo, e ci ho detto queste sono le parole. Io ieri sono stato preso, portato in una caserma di carabinieri, dove ho incontrato Agganci Calogero e mi ha detto che sta collaborando. Punto e basta. Il presidente mi ha detto, dice, ma io dice non lo so niente, quindi dice, me lo sta dicendo lei, dice, non è che ti può dire, non ho nessun elemento per dire è vero o non è vero. Si alzò Mimmo e ci disse, dice, no, signor presidente, dice, mi ci sono prima di Anselmo, dice, ci hanno portato a me. E allora il presidente ci fa, dice, ah, dice, adesso c'è una voce, dice, perché più autorevole, dice, il fratello che lo dice. Se non ricordo male fu così il discorso. Signor Anselmo, io volevo chiederle, di Napoli avevo un'officina di elettrauto, di Napoli è ancora vivo? No, Pino di Napoli è morto. E quando è morto? Non mi ricordo, ma è morto, diciamo, a diversi anni. Prima del suo arresto? Ma del mio arresto che... Nel 93. Io lo sai che non me lo ricordo. Questa officina di elettrauto, almeno fino al periodo in cui lei era libero, ricorda se era ancora funzionante o non lo sa? L'autofficina di Pino di Napoli? Sì. Sì, ma poi diciamo, mi sembra che non funzionò più, poi, perché lui ci fu poi un periodo che andò latitante, che era imputato in un processo, se non ricordo male, ad Agrigento. Dola di tante, poi forse la chiuse, l'affettò il locale, allora non me lo ricordo, magari se ce l'affettò, diciamo, a quello che c'era l'impiegato suo, non me lo ricordo. Lei poi ha più volte parlato di Enzo Galatolo. Sì. Chi è Enzo Galatolo? Enzo Galatolo è il rappresentante della famiglia di Acquasanta. In quale mandamento ricade? Il mandamento di Resultano. Lei ha parlato di fondo Pipitone, vicolo, via, come l'ha chiamato, come punto di riferimento. Lei ricorda se i Galatolo avevano altri punti di riferimento nella zona? Sì, tra l'altro ci ripeto, c'era questo palazzo poi che si erano costruiti, che c'era sotto uno scantinato e si andava all'interno, che c'era un pezzo di giardino con un'altra casa sempre vecchia. Poi c'era questo scantinato che ci abbiamo fatto pure base. E poi c'erano anche, per dire, mi ricordo che c'era il fratello di Enzo Galatolo, Pino Galatolo, che aveva una macelleria. E cercavamo Enzo Galatolo, per dire, non lo trovavamo, e vedevamo se lo trovavamo da Gammicchia, Gammicchia Gomme. Cioè, ce n'erano punti di riferimento. Dove è questo posto Gammicchia Gomme? In via Miraglio Rizzo, angolo. Era un posto a disposizione di Cosa Nostra? Lui, a disposizione mia, no, perché io... Ma ci andavo, diciamo, andare a trovare Enzo Galatolo, almeno Madonia, qua ce li trovavo, sì. Senta, lo scantinato che lei ci ha detto che avevate utilizzato anche per altre occasioni, che dimensioni aveva? Lei c'era andato? Sì, sì. Ce lo può descrivere? Ma che le voglio dire, saranno 500 metri quadrati... E non è, diciamo, né quadrato né rettangolare. Lei è certo di non essere entrato nello scantinato prima, cioè per l'operazione, diciamo, per la preparazione dell'autobomba? No, io non ci sono entrato mai. Io mi ricordo che la 126 l'ho portata a fondo Pepetone e là l'ho lasciata. E ci ho detto, e si è detto, questo è per il dottore. Nino Madonia, lei l'ha visto soltanto la notte presso il fondo Pipitone e poi la mattina successiva? Sì. Non l'ha visto in precedenza, durante i preparativi per la strage Chinnici? Ma guardi, io l'avrò pure potuto vedere, perché con Nino Madonia si ci vedeva, però ora non riesco a ricordare se l'ho visto, diciamo. Io per questa situazione del dottore Chinnici credo di non averlo, l'avrò visto. Sicuramente, ma io per questa situazione del dottore Chinnici credo che non l'ho visto prima. Ma lei lo frequentava Nino Madonia, gli vedevate anche precedentemente alla strage Chinnici? Cioè, ci vedevamo nel senso che uscivamo assieme, no, non è che uscivamo assieme, si ci vedeva per incontri di Cosa Nostra. Tra l'altro mi ricordo che dopo l'omicidio del capitano D'Aleo l'ho visto sicuramente a Nino Madonia. E lui è venuto a dire, proprio mi disse queste testo alle parole, mi mancucciavo a mia mi facesse così entrare. Per dire com'è che io a mio mi chiamassi
per partecipare pure io a questo omicidio. Quindi l'ho visto sicuramente prima della strage di Chinnici, l'ho visto, quantomeno in questa occasione. E dove l'ha visto? In che occasione l'ha visto? Lui è venuto in via Lancia di Brolo, lui. È venuto a trovare lei? Sì, sì, a me a Calogero Lancia è venuto a trovare proprio per questo discorso del capitano D'Aveo. Senta, ma Nino Madonia, che lei sappia, risiedeva in Sicilia? No, Nino Madonia, se non ricordo male, Svizzera, Germania, insieme a Vito Roberto Palazzolo, però era qua, veniva. Ecco, che significa assieme a Vito Roberto Palazzolo? Mi sembra che insieme a lui, forse avevano tipo una società, se non ricordo male, in questo momento. Lei sa chi è Vito Roberto Palazzolo ed è un uomo d'onore? Sì, è un uomo d'onore di Partenico. Come mai c'era questa società fra Palazzolo e Nino Madonia, se lei la sa? Ah no, no, non mi ricordo. Ma sa qual era l'oggetto di questa società? Se non ricordo male che erano cose di brillante, mi sembra, una cosa del genere. Ora non vorrei sbagliare, però mi sembra che avevano questa società. Lei ha detto che però Nino Madonia veniva, non ho capito bene, però veniva sempre in Sicilia, veniva in Sicilia, non mi ricordo se ha detto sempre. Sì, veniva, io cioè, lo vedevo, c'erano pure mesi interi che lui stava qua, poi certe volte partiva, poi ritornava. Quindi non era un lavoro che lui, cioè lui non svolgeva attività lavorativa all'estero? No, 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 cioè, sicuramente aveva questa attività, diciamo, questa società, però non è che non si poteva muovere o doveva timbrare il cartellino, cioè non era questo il discorso. Lei ha commesso omicidi con Nino Madonia? Sì. Ci vuole indicare qualche omicidio che avete commesso assieme? Io c'ho... Sempre prima dell'83? Prima dell'83 c'è il generale La Chiesa, c'è Alfio Ferlito, c'è Toto Cinzerillo, c'è Stefano Bontade. E sempre in questo stesso periodo questa società c'era... Ah, scusi. C'è Impazzato, di Cinese. Ha voglia che ce ne ho fatto omicidi prima dell'83 con Nino Madonia io. E questa società con Palazzolo, sì, questo sì, fatto sì, che lui risiedesse in Germania, era pure nello stesso periodo in cui ha commesso tutti questi omicidi assieme a lei? Ma stiamo parlando prima dell'83, dottoressa? Sì. Sì, 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 sì. Sì. Senta, volevo tornare un attimo a questo episodio nel quale Antonino Madonia la viene a trovare in via Lancia di Brolo. E a proposito dell'uccisione del capitano D'Aleo, le dice: manco Ciavoro mi facesse sentire. Dopo quanto tempo, rispetto all'omicidio del capitano D'Aleo, Madonia è venuto a trovarla e le ha detto queste cose? A 24 ore. E mi dica una cosa, ma che significato aveva questa cosa? Cioè Madonia era dispiaciuto di non avere partecipato materialmente? Sì, per dire, ma come cambiamo mica mai su? Un'altra cosa, purtroppo Presidente, in questa ultima fase stiamo un po' saltando da un argomento all'altro, ma vorremmo completare alcuni argomenti. Lei ha detto di avere guidato la 126 rubata fino a Fondo Pipitone, sì, con Raffaele Ganci che le batteva la strada. Lei ha avuto occasione di notare se questa 126 avesse i doppi comandi? No, non ci ho fatto caso, onestamente. Non ci ho fatto caso. Parlando dei vari mandamenti esistenti nella provincia di Palermo, lei a un certo punto, oggi pomeriggio, ha parlato di un mandamento di San Giovanni Gemini. Sì, ma questo diciamo nell'81, diciamo, fino a quando ci fu Stefano, perché poi fu ucciso. Fino a quando ci fu? Diciamo, dopo che è morto Stefano, poi diciamo arrivò pure il turno suo, quindi nell'81 pure lui, mi sembra che se non ricordo male, fu eliminato dentro un circolo, un bar che giocava a carte, Gigino Pezzuto. Ma ci vuole spiegare questo mandamento di San Giovanni Gemini quale territorio abbraccerebbe? Quale famiglia abbracciava? No, non lo so. Non lo so, non lo so.
Scusi, chi era all'epoca il rappresentante della famiglia di Misilmeri? All'epoca il rappresentante di Misilmeri era Gabriele Cammarata. Presidente, noi adesso, prima di affrontare l'argomento delle conoscenze sui singoli imputati, vorremmo sottoporre alla Corte la possibilità che su questo argomento, pensiamo non è lunghissimo, non è neppure di breve esaurimento, venga trattato domani. Noi completeremmo l'esame nel giro di un'ora, però anche per fare un esame un po' più organico, nei limiti del possibile, vorremmo anche un po' riordinare le idee. Va bene, allora, visto che sono le 8:15, comunque domani convido di iniziare alle 3, speriamo. Voleva dire qualcosa? È stanco? Stiamo sospendendo. Allora, signora, a questo punto, a richiesta dei pubblici ministeri e anche in considerazione del fatto che lo stesso imputato rappresenta di essere stanco, rinvia il processo all'udienza di domani è il 9 marzo 1999, ore 15, presso quest'aula, avvertendo del rinvio al pubblico ministero, i pubblici ministeri e i difensori, e ordinando altresì la traduzione degli imputati nelle sedi con le quali dovrà essere attivato il collegamento audiovisivo a distanza. Lei può andare se vuole. Vogliamo chiamare il personale di tutela? Lo potete riaccompagnare. Buonasera. Buonasera. Scritto tutto, l'udienza è tolta. Buonasera.